Dopo le terribili scene viste nell'inferno, Dante e Virgilio rivedono la luce del sole e possono finalmente tornare a respirare un po' d'aria fresca. Sono ai piedi di una montagna al centro dell'oceano. E come si chiama questa montagna? Purgatorio. Inizia proprio qui la seconda tappa del viaggio di Dante nell'aldilà, cioè la seconda cantica della Divina Commedia. Allora, che cos'è il purgatorio? Puoi dire che è una specie di grande ospedale con tanti reparti, dove in ogni reparto si curano, anche in maniera molto dolorosa, dei peccati. Alla fine della cura, i pazienti, cioè le anime, sono pronti per andare in paradiso. Quindi il purgatorio è di gran lunga meglio dell'inferno. Prima di tutto è frequentato da persone migliori, brava gente che ha commesso solo qualche peccato in più del dovuto. E poi è a scadenza, prima o poi finisce e si va in paradiso, no? Allora, se l'inferno è un cono che sprofonda nelle viscere della terra, il purgatorio, al contrario, all'opposto, è un cono che si innalza verso il cielo. Eh sì, lì si scendeva, qui si sale. Infatti Dante e Virgilio salgono. La prima parte è l'antipurgatorio, anti nel senso di prima, che viene prima. Essendo tanti quelli che muoiono ogni giorno, l'antipurgatorio è affollatissimo e suddiviso in quattro zone. C'è una spiaggia che è una specie di pronto soccorso, è il primo punto dove arrivano le anime. Poi ci sono due ripiani, uno per gli scomunicati, l'altro per quelli che, distratti dalle attività terrene, si sono pentiti tardivamente. Poi c'è la Valletta dei Principi, cioè l'ultima parte dell'antipurgatorio. È una specie di sala VIP, dove sostano quei potenti che, presi dalla gloria terrena, hanno trascurato Dio. Appena finisce l'attesa nell'antipurgatorio, le anime vanno nei reparti del purgatorio che si chiamano cornici. In ogni cornice ci si purifica di un peccato capitale. E poiché i peccati capitali sono sette, questo ti interessa, eh? Superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola e lussuria, anche le cornici sono sette. Alla fine c'è un giardino meraviglioso, il paradiso terrestre, che è il luogo della convalescenza, il posto dove le anime sostano prima di andare in paradiso. E qui Virgilio e Dante devono salutarsi, perché in paradiso il povero Virgilio proprio non può andarci. Anche perché Virgilio rappresenta l'intelletto, e l'intelletto da solo basta per arrivare a Dio. Capito cosa succede in quella sperduta isola in mezzo all'oceano? Se non l'hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.